Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale quotidiano. Cominciamo come sempre dalla cronaca, oggi particolarmente ricche di spunti e di notizie. 8 persone sono rimaste leggermente intossicate per un incendio scoppiato in mattinata in uno stabile di via San Donato alla periferia di Bologna. Le fiamme hanno interessato un'unica stanza di un appartamento al piano terra dove non c'era nessuno, ma il fumo ha rapidamente invaso l'edificio e 8 inquilini hanno avuto bisogno di assistenza e di cure da parte del personale medico del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti di rito. Come ogni anno, Reggio Emilia ha festeggiato con un ricco programma di iniziative e celebrazioni la nascita della bandiera tricolore avvenuta il 7 gennaio 1797. Si è festeggiato quindi quest'oggi il 128esimo anniversario, un momento di grandissimo impatto storico per mantenere vivo il ricordo delle origini della bandiera italiana. Vediamo il servizio. Reggio Emilia ha festeggiato oggi, come ogni anno, la ricorrenza della nascita della bandiera tricolore avvenuta 128 anni fa, con un ricco programma di iniziative e celebrazioni che hanno coinvolto istituzioni e cittadini uniti nel riaffermare attraverso il vessillo nazionale i valori della Costituzione, della Repubblica, della cittadinanza e dell'unità del Paese. Tra i momenti principali delle celebrazioni, l'alza bandiera e gli onori militari in piazza Prampolini con l'esecuzione dell'inno nazionale, poi l'incontro con gli studenti nella sala del tricolore e infine gli interventi istituzionali al Teatro Ariosto. La giornata si è chiusa poi con una lectio magistralis di Giorgio Diritti, regista e sceneggiatore, arricchita da materiali multimediali. Il vessillo vide la luce il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, quando fu accolta la mozione del deputato romagnolo Giuseppe Compagnoni di rendere universale lo stendardo o bandiera cispadana di 3 colori, verde, bianco e rosso. In realtà però i primi a ideare la bandiera erano stati 2 patrioti e studenti dell'Università di Bologna, Luigi Zamboni, natio del capoluogo emiliano, e Giambattista De Rolandis, originario di Castellalfero in provincia di Asti, che nel 1794 unirono il bianco e il rosso delle rispettive città al verde colore della speranza. Nel 1997, in occasione del secondo centenario del tricolore, il Parlamento proclamò il 7 gennaio giornata nazionale della bandiera. Negli anni successivi la manifestazione ha ricevuto il sostegno convinto dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, allo scopo di mantenere vivo il ricordo delle origini della bandiera italiana e celebrarla quale emblema dei valori della patria. Dopo mesi di estenuanti e continue ricerche è stata finalmente ritrovata, viva e sana, una 14enne di Torino scomparsa l'estate scorsa. La ragazzina era a casa del fidanzato 25enne che abita a Reggio Emilia. Sono stati i carabinieri della città piemontese, dove vivono i genitori della minorenne, ad attivare alla vigilia di Capodanno i colleghi di Reggio Emilia, dopo aver acquisito il possibile numero di telefono nel frattempo usato dalla ragazza. Il 25enne è stato denunciato per sottrazione consensuale di minorenne. È stata celebrata a Crevalcore con una messa in suffragio delle vittime, con la deposizione di corone di fiori al cippo che le ricorda il 10° anniversario della strage ferroviaria che il 7 gennaio 2005 provocò 17 morti e una decina di feriti, in seguito allo scontro in un tratto binario unico tra un treno merci e un interregionale. È stato celebrato a Crevalcore con una messa in suffragio delle vittime, con la deposizione di corone di fiori al cippo che le ricorda il 10° anniversario della strage ferroviaria del 7 gennaio 2005, la più recente tragedia ferroviaria della nostra regione avvenuta nella bassa bolognese. Alle 12.53 di 10 anni fa, in una fitta nebbia si scontrarono in un tratto a binario unico un convoglio merci proveniente da Roma e un interregionale da Verona, provocando 17 morti e decine di feriti. Il processo si chiuse nel 2011 con la soluzione di 10 dirigenti delle ferrovie. Non ci fu appello. Per la giustizia, a causare l'incidente fu l'errore umano di un macchinista che saltò un semaforo rosso, scontrandosi con il treno che arrivava in direzione opposta sulla linea per Verona, che non era dotata di SCMT, sistema di controllo marcia treno, il meccanismo automatico che blocca il convoglio in caso di mancato rispetto dei segnali. Entrambi i macchinisti morirono nell'incidente. I lavori per il raddoppio della linea ripresero dopo 20 anni di stop nel 2007. Alla cerimonia di commemorazione, il sindaco e senatore Claudio Broglie e il neo assessore ai trasporti Raffaele Donini.
e segnaliamo con piacere un nuovo intervento dei volontari del Centro Fauna Selvatica il Pettirosso di Modena. Questa volta ad essere salvata con successo è stata una cicogna in un'area vicina a Finale Emilia. Dopo la segnalazione di un cittadino, l'animale era stremato, incapace di alzarsi in volo, probabilmente per le difficoltà a trovare cibo per il gelo. Le cicogne, dicono gli esperti, migrano in ottobre in zone più calde dove trovano con maggiore facilità le loro prede. Quest'anno, per il clima mite prolungato, diversi migratori non sono partiti, andando poi in difficoltà all'arrivo del gelo nei giorni di fine anno. Mentre non si sa ancora nulla dei 4 dispersi del mercantile turco Gokbel, scontratosi con la Lady Aziza, battente bandiera del Belize, la mattina del 28 dicembre, uno dei medici del 118 di turno, che intervenne a soccorso dei marinai naufragati al largo di Marina di Ravenna, racconta a distanza di tempi i momenti concitati di quella mattinata che vide morire 2 persone e affondare la nave turca. Il lavoro puntuale e meticoloso dei medici, dei militari delle forze dell'ONU e dei volontari ha scongiurato ulteriori morti. Sentiamo questa testimonianza. Appena stato lo scontro, che è partita l'allarme, è iniziata una catena di soccorsi dove sono stati attivati i nodi del 118, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la guardia costiera, la polizia, i carabinieri, un po' tutti. Quando siamo arrivati ci siamo trovati in una situazione dove eravamo tutti pronti a un'emergenza comunque anche sanitaria. Le condizioni del tempo era l'ostacolo più importante quel giorno. Noi eravamo in attesa appunto di sapere e di vedere le condizioni di queste vittime, che sapevamo il numero, che erano 11, e quando sono cominciate ad arrivare, subito noi del 118 abbiamo cominciato i primi trattamenti, perché erano tutti in ipotermia le prime persone arrivate, però comunque coscienti. Le abbiamo trattate in maniera efficacemente sul posto e poi sono state trasportate all'ospedale di Ravenna, dove poi posso già aggiungere che sono state dimesse nel giro di 2 o 3 giorni al massimo, quindi in condizioni stabili. Ahimè, delle persone che sono giunte al porto di Ravenna, ce ne sono state 2 che erano decedute. Il primo, che è arrivato inizialmente, e il secondo, che l'hanno trovato, che era uno dei 5 dispersi, l'hanno trovato successivamente dopo 2 o 3 ore, con un grosso lavoro da parte dei sommozzatori, capitaneria dei porti, vigili del fuoco. Sul momento penso che qualsiasi sensazione venga un attimo messa da parte, quindi tutta la parte professionale prende il sopravvento. Però a voce ferma mi rendo conto che eravamo pronti anche a un'emergenza di maggiore entità, perché qualsiasi persona, ogni vittima che è arrivata presso il porto, noi eravamo pronti a trattarla, sono state immediatamente trattate in maniera molto efficace dal punto di vista sanitario. E ieri si è festeggiata l'Epifania e un po' ovunque sono stati allestiti eventi e momenti di intrattenimento dedicati alla vecchietta più simpatica e amata dai bambini. E allora apriamo una piccola pagina dentro il nostro TG, andando a vedere in alcuni degli eventi che si sono appunto organizzati ieri. E parliamo per esempio del tuffo in mare a Pinarella. Oltre 100 audaci e temerari partecipanti si sono gettati nelle gelide acque dell'Adriatica a Pinarella nel tradizionale tuffo in mare della Befana, organizzato dalla cooperativa Bagnini di Cervia, che ha devoluto in beneficenza una quota per ogni tuffatore. Ma oltre al tuffo in mare, la particolare Befana dei Bagnini di Cervia ha visto anche il raduno ciclistico in mountain bike per la pedalata della Befana, la camminata in stile di 8 km con il Nordic Walking di Ravenna, l'animazione per i bimbi con i laboratori di Cervia Volante, gli artigiani in spiaggia di CNA e i canti dei Pasquaroli. In questo servizio allora vediamo com'è andata questa particolare giornata. E oggi, complice amichevole questo tempo straordinario, però alla fine la dimostrazione è che quando si organizzano feste popolari, quindi vere, e c'è la solidarietà di qualche elemento importante, poi la gente accoglie, raccoglie, quindi stiamo raccogliendo soldi e contributi per Emergency, per il Bagnino per Amico, e questo è un saluto naturalmente che assieme all'amministrazione diamo a Cervia, augurando una stagione davvero, davvero importante. E queste cose poi nascono un po' per gioco, poi si trasformano, vengono un po' evolute, si organizzano, ma direi la risposta di oggi è davvero oltre le misure, oltre le aspettative, e questo fa altro che naturalmente dare un conforto agli organizzatori, alla cooperativa Bagnini e le imprese balneari che hanno contribuito a questa manifestazione davvero simpatica. Riprenderemo il dibattito sulla Bolkestein, adesso abbiamo un rinnovamento a livello regionale,
Noi confidiamo che la nuova giunta e il nuovo presidente Bonaccini sappiano dare risposte che attendiamo da tempo e comunque contributi. Naturalmente dobbiamo fermare un problema di Bolkestan non riservato a una questione puramente balneare, ma al sistema turistico. Sulla questione bostica si ritrovano poi le imprese alberghiere, il commercio, il turismo in generale. Quindi insieme dobbiamo superare questa difficoltà, anche perché dopo tanti anni di non risposte è ora di raggiungere a un traguardo e a una definizione. Sono arrivati da un bel tuffo, Allora, la tua collega o il tuo collega? Aspetta. È un mix. Ragazzi, com'è l'acqua? Caldissima. Guarda, a primo impatto fa un po' tentennare. Ho scomposto un attimo la piega. Ho visto che... di lavoro è andato, non so, la mia parrucchiera non era d'accordo. Vi siete preparati al primo tuffo dell'anno? Ah, io mi sono svegliato mezz'ora fa. 10 minuti fa abbiamo deciso, siamo venuti. E poi siamo venuti. Questa è stata la decisione, ma insomma, l'acqua com'era, dai, la verità? Freddissima. No, adesso ci mettiamo qui, ci stendiamo un attimo al sole. Fortuna fuori, oggi c'è un bel tempo, quindi dai. Diciamo che insomma... scaldare un pochino... Gli animi. Se spiagge di Cervi a Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, voi le scegliete anche lungo l'anno o soltanto per questo bar? Qui. Siamo di qui, quindi... giochiamo in casa. Ve la siete giocati in casa? Eravate in tanti! Sì, infatti... Pensavamo di essere giunti in cimate, invece no. Grazie ragazzi, andate ad asciugarvi. Grazie a voi. Il centro commerciale ESP di Ravenna è stato il primo soggetto pubblico del 2015 ad aderire all'iniziativa di Linea Rosa, I Fiori di Ravenna, Ravenna città amica delle donne, posando al suo interno la mattonella rosa realizzata dalla mosaicista Arianna Gallo di Cocco Mosaico, simbolo della lotta contro il femminicidio. Il progetto I Fiori di Ravenna ha già ricevuto numerose adesioni, diverse istituzioni pubbliche e private e molti cittadini hanno infatti scelto di acquistare la mattonella in mosaico, simbolo del progetto, di cui parte del ricavato viene devoluta a Linea Rosa, dimostrando così la vicinanza e la volontà di sostenere le donne vittime di violenza. Per l'occasione l'ESPA ha deciso di devolvere a Linea Rosa i fondi destinati all'evento del Giorno della Befana. Anche quest'anno, come vuole una consolidata tradizione, la Befana è arrivata in piazza Saffi a Forlì, affollata di famiglie e accolta da bambini e adulti con grande entusiasmo, atterrando su uno snowboard aiutata dai vigili del fuoco, portando con sé dolci, sorrisi, allegria e progetti di solidarietà. La festa, infatti, è stata l'occasione per raccogliere fondi, 4.623 euro il totale del ricavato, da destinare alla Lega Fibrosi Cistica Romagna Onlus. Vediamo il servizio. La Befana ormai è una tradizione importante per la piazza Saffi. Oggi ci ha aiutato certamente una giornata meravigliosa, però è vero che da qualche tempo ai forlivesi piace riappropriarsi della loro piazza e dopo un Capodanno grandissimamente partecipato in una serata gelida ma molto calda dentro, questa Befana dei bambini è una festa bellissima. Quindi è di grande auspicio per le prossime iniziative, per la vitalità del nostro centro storico e davvero andiamo avanti così. I protagonisti sono i bambini, le famiglie, i protagonisti sono i forlivesi. Noi abbiamo anche raccolto una bella cifra che doniamo alla Lega Italiana Fibrosicistica, che è un'associazione molto importante a supporto della ricerca di questa gravissima malattia. Voglio ricordare che noi facciamo questa iniziativa anche in ricordo di una nostra ex collega Katia Zattoni, già assessore, che ci ha lasciato un poco più di un anno fa proprio per questa malattia ed è stata una delle artefici delle feste di piazza e di quartiere, e proprio in suo ricordo e in sua memoria facciamo questo evento che è di festa e non può che essere un evento col sorriso, perché Katia avrebbe voluto questo. Quella Befana di oggi insomma è una Befana molto moderna. Sì, troppo moderna, io gliel'ho detto, se si spacca le gambe poi cosa succede? Un delirio. Cioè. La Befana viene con qui a Forlì di solito? Ma sarebbe il detto con le scarpe rotte, ma è venuta in bicicletta. Poi un attimo si è calata del campanile, poi quest'anno con quella roba moderna ai piedi, io non lo so. Prossimo anno in elicottero, non lo so. Invece lei come si è calata qua sulla piazza di Forlì, signora aiutante prima della Befana? No, metodi tradizionali, con la scopa, cavallo, sembra un po' elegante, un po' a Regina Elisabetta, però con la scopa classica. Con le scarpe della Befana, vediamole. Sono un po' rotte, Un po' rotte, sì, leggermente, da tanti anni che le ho. Tacco basso, neanche uno più alto, ma non lo metto.
Si sono celebrati oggi a Roma i funerali di Pino Daniele. L'improvvisa morte del cantautore ha colpito davvero tutti, anche il mondo del pattinaggio a rotelle, che ieri, radunato a Dozzano per una premiazione della Magic, la società locale di pattinaggio artistico a rotelle, a sostegno del progetto Unicef Adotta una Pigotta, ha voluto omaggiare l'artista napoletano nel numero di chiusura del gruppo Campione Italiano 2014 con un medley tutto partenopeo che comprendeva anche un suo brano. E allora lo ascoltiamo insieme. Ed eccoci ora, come sempre, in chiusura del nostro TG, un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di domani, come sempre in collaborazione con il Servizio Meteorologico ARPA dell'Emilia Romagna. Un afflusso di aria umida determina un aumento della nuvolosità con temporanee schiarite durante le ore pomeridiane. Non si escludono locali piovigini nelle prime ore della notte e sui rilievi dalla sera. Le temperature sono in aumento nei valori minimi, oscillanti intorno ai 2-3 gradi, massime stazionarie intorno ai 7 gradi. I venti saranno dai quadranti occidentali sulla pianura, il mare sarà calmo. Ed è tutto anche per oggi con il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'appuntamento invece col nostro TG e con la nostra informazione per domani, sempre alle ore 20. Buonasera.